monopattini, monoruota, hoverboard e Segway. Questi sono i quattro mezzi contenuti nella legge di bilancio del 2019 che regolamenta la micromobilità elettrica. Quindi oggi cercheremo di capire meglio cos'è questa maledetta micromobilità elettrica, ma soprattutto, ragazzi, cercherò di farvi capire perché questo povero monoruota è stato dimenticato ancora una volta da tutti i politici. Bene ragazzi, oggi parleremo di micromobilità elettrica perché, ragazzi, è ormai 2 anni che sperimentiamo questa maledetta micromobilità elettrica ed ancora continuiamo solo a parlare di monopattini elettrici, ma a quanto pare nella micromobilità elettrica ci sono anche i monoruota e gli hoverboard, che a quanto pare sono considerati dei mezzi di trasporto. Allora, innanzitutto lasciate che vi saluti, amici devastati che non ci siamo più visti, e vorrei salutare anche quelli ancora non tanto devastati ma che lo diventeranno presto dopo questo meraviglioso video. Questa micromobilità elettrica tratta di questi 4 mezzi, come potete vedere, quindi andiamo a prendere un attimo in considerazione questi 4 mezzi e capire quali sono le loro peculiarità e le loro caratteristiche. Ma prima ancora dovremmo, secondo me, capire cosa si intende per micromobilità elettrica, perché queste leggi che le regolamentano, a quanto pare al monopattino elettrico permettono di andare per le strade, mentre gli altri mezzi non permettono di fare praticamente nulla. Quindi non si capisce bene. Allora, la micromobilità elettrica cos'è? Fare la passeggiata della domenica con l'hoverboard per la mano con i genitori, o andare a lavorare col monopattino o con un monoruota? No, a quanto pare per la legge con il monoruota non ci posso andare a lavorare, ma andiamo meglio nel dettaglio. Allora, cominciamo dal primo mezzo della micromobilità elettrica, il Segway, che purtroppo è l'unico mezzo che non ho a disposizione, ma dato che è dal 2020 che hanno deciso di non produrlo più perché hanno deciso che è troppo pericoloso, direi che il Segway possiamo direttamente eliminarlo e via. E già di 4 mezzi ne sono rimasti solo 3. Quindi, ragazzi, il secondo mezzo che la legge di bilancio del 2019 prende in considerazione è l'hoverboard, col quale sinceramente io non mi sentirei di spostarmi in città, assolutamente non ci andrei a lavorare ma neanche morto, e dopo vi farò vedere anche il perché. Quindi diciamo che già su 4 mezzi ne abbiamo già eliminati 2 e siamo rimasti il monopattino e il monoruota. Adesso la legge ha puntato tutto sul monopattino. Eh sì, ragazzi, perché la legge ha puntato tutto su questo meraviglioso monopattino che, a quanto pare, secondo me, a mio parere, di meraviglioso non c'è niente, a partire dalla posizione di guida, che io trovo assolutamente innaturale, perché cioè devo mettere un piede davanti e un piede dietro. Oltretutto, scalini non credo che questo sia in grado di farne, quindi parliamo di scendere ogni volta dal monopattino. È abbastanza ingombrante come ingombro, quindi niente, la legge ha pensato bene che questo fosse il mezzo più adatto dei 4 a muoversi in città. Ma oggi vi dimostrerò che questa è assolutamente una belinata, perché vorrei spostare la vostra attenzione sul monoruota elettrico, ragazzi. Il monoruota elettrico, ragazzi, come potete vedere, innanzitutto il monoruota elettrico ha una ruota enorme, a differenza di questo giocattolino per bambini. Il monoruota elettrico si guida da in piedi, con le gambe larghe, come una posizione assolutamente naturale, a differenza di questo bellissimo monopattino. Inoltre, come potete vedere, lo spazio di ingombro è minimo, lo potete parcheggiare ovunque, non è il caso che lo lasciate fuori dai negozi, lo portate con voi dentro perché ha una maniglia. Quindi, ragazzi, fatemi capire perché questo dovrebbe essere meglio di questo. Visto che parlare solo potrebbe essere, ve lo faccio vedere, ve lo dimostrerò con un piccolo percorso che ho ideato qua nei dintorni, senza andare tanto lontano, nel quale ci saranno un po' di ostacoli e vedremo come riusciranno a superarli i nostri bellissimi mezzi della mobilità elettrica. Cominciamo subito con l'hoverboard. Comincio con l'hoverboard perché va piano, così vi spiego anche il giro che faremo. Andiamo! Seguitemi nel piccolo percorso che ho ideato per voi. Attenzione, ci va 5 minuti che capisco come devo muovere i piedi, perché questo mezzo qui è allucinante, come si sposti i piedi così. Lui va da una parte o dall'altra, o gira su se stesso, è terribile. Bene, ragazzi, primo ostacolo che potreste incontrare in qualsiasi delle città in cui girate, uno scalino. Ecco come fare con l'hoverboard. Impossibile, dobbiamo scendere, prenderlo, molto, molto scomodo, e ripartire.
con tutte le sue difficoltà. Adesso io non sono molto pratico, magari uno che è più pratico sale e scende più velocemente. Comunque, come potete vedere, ci si muove anche abbastanza agilmente, ma io questa velocità secondo me è il massimo che posso raggiungere. Semplicemente io adesso mi trovo che devo attraversare un prato con l'overboard, vediamo. Oh, in salita oltretutto, mamma mia, però ce la fa, guarda che ce la fa, c'è... Bene, la prova salita con l'overboard l'abbiamo superata. Adesso scendiamo verso le strisce, perché in tutte le città potrebbe succedere che dobbiate attraversare delle strisce. E diciamo che è buona consuetudine scendere dal mezzo per attraversarle. Comodissimo, comodissimo. L'overboard ve lo consiglio vivamente. Anzi, lo avrei messo al pari delle biciclette. Mamma mia, mi tremano le gambe. Ecco, quando arriviamo sulle strisce, ragazzi, bisogna attraversare le strisce. Diciamo che l'overboard ha questi movimenti nello stretto molto intelligenti. Ma per le strisce bisogna scendere e caricarselo a mano. E quindi dobbiamo di nuovo scendere e prenderlo e attraversare. Avete capito che con questo mezzo mi pare che sia chiaro che non andiate da nessuna parte. L'unico scopo, l'unico utilizzo che potreste farne è percorrere un'area pedonale la domenica, se avete meno di 15 anni, con la vostra mamma fate la passeggiatina in overboard e non superate mai 6/10 all'ora, che potrebbe essere pericoloso. Ah, qui c'erano gli altri ostacoli che avrei voluto farvi vedere, ma mi pare ovvio che un altro scalino e scendere degli scalini con un overboard, neanche ne parliamo. Ma veniamo al monopattino, stesso giro col monopattino, seguitemi. Vediamo come va il monopattino nello stesso percorso che abbiamo provato con l'overboard. Di certo dovrebbe andare un po' meglio, ma allora, innanzitutto dobbiamo raggiungere la velocità di 5 km all'ora, perché sennò l'acceleratore non parte. Adesso questo modello è così, poi probabilmente ci sono altri modelli migliori. Io non ci capisco niente. Comunque ho raggiunto la velocità. Parto, accelero, scalino, scalino, scalino. Scalino devo scendere. Cazzo, devo scendere anche col monopattino. Quindi ogni scalino che incontriamo con un monopattino devo scendere. Vabbè. Riparto. E andiamo. Io non mi sento per niente stabile con queste mini ruotine, devo ammettere. Poi, trovo molto scomodo. Oh. Incontriamo il secondo ostacolo, un piccolo praticello in salita. Vediamo come va con questo monopattino. Oh mamma mia. Niente, questi monopattini non sono molto potenti, diciamo che... Oh porca miseria. Ok, quando arrivate alle strisce potete scendere molto tranquillamente. Devo ammettere che non sono così scomodi da questo punto di vista. Ma, mamma mia. Però anche uno scalino piccolo diventa un pericolo se non state attenti, perché si pianta con queste mini ruotine. Ma vediamo come se la cava il monoruota nello stesso percorso che abbiamo fatto prima col monopattino e l'overboard. Seguitemi. Eccoci qua, primo ostacolo lo scalino, che con nessuno degli altri due mezzi siamo riusciti a passare. Ma vediamo come se la cava il monoruota. Bene, come potete vedere, il primo ostacolo, lo scalino, si passa senza alcuna difficoltà. Bene, quindi direi che il primo ostacolo l'abbiamo superato, ma andiamo verso il secondo ostacolo, la salita nel prato. Ce la farà il monoruota a salire in un prato? Quindi vediamo come se la cava il monoruota in salita in un prato. Mi sembra che non abbia alcun problema. Anche in discesa nel prato non sembra che abbia alcun problema. Ma addirittura, volendo, potete anche salire al contrario nel prato. Cioè, non so se mi spiego. Direi che anche la salita nel prato, ragazzi, per il monoruota è una passeggiata. E niente, rimane l'ultimo ostacolo, ragazzi, le strisce pedonali, che, come vi ho detto prima, bisogna scendere per attraversare. Quindi, quando voi arrivate col vostro monoruota, vediamo come se la cava. Niente, direi che anche in questa categoria il monoruota la fa da padrona. Ragazzi, rimane l'ultimo ostacolo. Nessuno degli altri mezzi elettrici, non ci ho neanche provato sinceramente gli scalini, né col monopattino elettrico, né con l'overboard, oserei farli.
Invece col monoruota, guarda un po' questo. Te? Hai capito? Anche gli scalini si scendono come niente. Bene, ma vediamo un'altra situazione nella quale potreste incappare tutti i giorni se guidate un mezzo di mobilità elettrica. Potreste voler portarvelo in montagna, per esempio. Quindi vediamo qual è il più comodo. Quando arrivate, volete caricare un monopattino, ti fa così. Si cura. Si toglie questo. Va giù questo. Si aggancia. Ok, il gioco è fatto. Ma vediamo lo spazio di ingombro. C'è un monopattino praticamente. Se volete partire, se siete una famiglia di 4 persone e avete 4 monopattini, direi che vi conviene comprarvi un pulmino, perché un monopattino vi tiene quasi tutto il baule della macchina, se avete una macchina media come la mia, da povero operaio sfigato. Se invece avete scelto un hoverboard come mezzo di micromobilità, probabilmente è anche comodo da scendere, alzare e caricare. Ma probabilmente anche l'unica peculiarità di questo mezzo. Ma veniamo al monoruota. Come potete vedere, quasi tutti i monoruota hanno una maniglia, quindi quando arrivate dalla vostra macchina non vi resta che chiudere le pedane, spegnete col tastino, lo prendete e lo caricate in macchina. E notate anche lo spazio di ingombro è minimo. Probabilmente il più semplice anche sotto questo aspetto. Ma lasciate che tiri due conclusioni intanto che vi porto a fare un giro col mio meraviglioso monoruota, perché non ci crederete, ma dei tre mezzi, quattro ho scelto il monoruota elettrico. Ma perché ho scelto il monoruota elettrico? Beh ragazzi, mi pare chiaro, non so se avete visto le prove che abbiamo appena passato, quindi ragazzi credo che dopo questo video sarete ormai tutti convinti che nella micromobilità elettrica non ci hanno infilato il monoruota elettrico. Ed è stato un errore madornale, perché probabilmente tra i quattro mezzi elettrici è il migliore, è quello più versatile, è quello più leggero, è quello più comodo, è quello che richiede un apprendimento e quindi di conseguenza richiede molta più attenzione nella guida rispetto a un monopattinino che lo può usare chiunque. Addirittura li affittano, non so se avete visto il delirio nelle città grandi che c'è monopattini sbuttati da tutte le parti, ma invece ragazzi compratevi un bel monoruota per uno e non avrete più problemi di mobilità, ve lo assicura il Davastato ragazzi, ve lo assicuro io. Oltretutto diciamoci la verità, quei monopattinini con quelle ruotine minuscole, ma se prendete una buca ragazzi, ma se prendete una buca siete per terra, cioè secondo me sono pericolosissimi ragazzi, io non so. Guardate, io intanto che vi parlo vado in giro col monoruotino, tranquillo come un puccio, strade, marciapiedi, ciclabile. Se voglio scendere, scendo, mi fermo, lo prendo con molta facilità, risalgo. No, vabbè ragazzi, è ora che nel nuovo decreto per la micromobilità elettrica siano infilati a pieno titolo anche i monoruota. Bene ragazzi, anche per oggi spero di avervi aiutato nella scelta del vostro prossimo mezzo di micromobilità elettrica. Se così è stato, lasciatemi immediatamente un like, registratevi al canale e attivando la campanella saprete tutto sulla micromobilità e soprattutto sui monoruota ragazzi, perché questi affari qua sono inutili, diciamocelo. Quindi ragazzi, continuate a non fare i bravi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!